Ok ragazzi, nuovo video sempre della serie Rhino Academy, video abbastanza brevi che si basano sulle vostre domande fatte su direct su Instagram. Parliamo oggi di allenamento per la forza, quando inserirlo e se è corretto inserirlo. Allora, primo punto, per quanto mi riguarda, per allenamento della forza intendo un allenamento che si basa su schemi di powerlifting, quindi un mesociclo dedicato al PL con un contorno diciamo incentrato su quegli esercizi, su quegli schemi motori, ma soprattutto su quei distretti muscolari che non vengono sollecitati nel PL puro, quindi nelle tre alzate. Comunque generalmente un mesociclo in cui il fulcro ruota attorno a progressioni fatte in stile powerlifting. Ora, gli scopi dell'allenamento della forza sono principalmente due: il primo è quello di aumentare il carico su un determinato schema motorio e il secondo è quello di migliorare il feeling con il carico. Che cosa vuol dire? Il primo, aumentare il carico su un determinato schema motorio, io logicamente ho uno stallo della panca piana, voglio aumentare il carico, il mio massimale sulla panca piana, ho uno stallo sullo squat, voglio aumentare il mio massimale sullo squat, stessa cosa per lo stacco. Ecco, questo primo obiettivo ha senso se voi inserite questi esercizi all'interno della vostra programmazione di allenamento in ottica ipertrofica, e allo stesso tempo ha senso se effettivamente un aumento del massimale vi permette un aumento del carico sul vostro RM, quindi sul vostro rep range. Faccio un esempio: se io mi alleno sempre tra le 6 e le 8 ripetizioni con una panca piana, non è detto che mi serve esattamente aumentare il massimale, perché magari aumento il massimale di pochissimo, però 5-6 RM vado a lavorare sempre sullo stesso carico, quindi in questo caso non c'è stato un buon transfer, un buon beneficio. Questi periodi hanno due principali scopi: il primo scopo è quello di migliorare il carico logicamente su un determinato schema motorio, quindi panca, stacco, squat che sia, e il secondo scopo è quello di migliorare la nostra gestione con il carico. Sono due scopi in realtà differenti, adesso cercheremo di capire che senso ha. Prima di capirlo però dobbiamo fare un punto: quanto è indispensabile lavorare sulla forza? Ecco, il miglioramento di forza nel bodybuilding non è necessario farlo con un mesociclo dedicato alla forza. Perché questo? Perché con una buona programmazione, e qua potete vedere tutti i ragazzi che utilizzano Zeus, i feedback che hanno dato in cui c'è stato un miglioramento di forza sugli esercizi madre. Zeus è un programma che non è pensato per aumentare la forza, ma aumentare la performance in generale, avere degli adattamenti di tipo ipertrofico. Quindi con una buona programmazione di allenamento e carichi, la forza tenderà ad aumentare negli anni in maniera costante. Ma soprattutto non ci interessa fare una progressione di PL, non è indispensabile, se lo scopo di questa progressione è rivolta all'aumento del massimale, perché non è detto che se io di panca piana passo da 130 kg a 135 come massimale, riesco a fare quindi una botta a 135, poi quando torno a lavorare sulle 6-8, magari sulle 8-12 ripetizioni, ho un corrispettivo aumento del carico. Probabilmente dovrò fare uno step successivo, un transfer da questo punto di vista. Quindi generalmente ha senso inserire un allenamento di forza? Sì, dal mio punto di vista ha senso inserire un mesociclo all'interno dell'anno, non di più sinceramente, eventualmente anche uno all'interno di un anno e mezzo di tempo. Ma allora perché a forza? Beh, per il secondo motivo, ossia quello di migliorare la gestione del carico. Andando per gradi, qual è il motivo per cui in una programmazione di bodybuilding classica incontriamo uno stallo in un esercizio, nel nostro esercizio madre, l'esercizio in cui vogliamo migliorare il carico? Un primo motivo può essere perché semplicemente siamo saturi, quindi c'è troppo stress sistemico, non riusciamo più a salire. In questo caso basterà scaricare per un paio di settimane e ricominciare con una progressione fatta per bene, e vedrete che poi i carichi continueranno a salire. Il secondo motivo è che siamo saturi su quello specifico schema motorio, in questo caso conviene fare un periodo, un mesociclo in cui lo escludiamo, e quando torneremo a lavorarci impostando di nuovo una progressione che abbia senso, che sia logica, allora ci ritroveremo a vedere che i carichi aumentano. E queste sono tutte cose che noi vediamo sia dai ragazzi che utilizzano Zeus e i nostri programmi, sia dai ragazzi che poi seguiamo. E il terzo motivo è che abbiamo un blocco, uno stallo fisico o mentale con il carico. Che cosa vuol dire? Che io sinceramente, se mi trovassi mai nella mia vita ad avere un 180 kg di panca, non so se riuscirei mai a superare questo tetto, ma non da un punto di vista prettamente performativo, ma proprio perché la mia struttura non è adatta probabilmente a superare questi 180 kg di panca. Sto inventando numeri a caso, io attualmente lavoro con 130 kg, però verosimilmente non credo che riuscirei mai, neanche impegnandomi. Ma questo perché semplicemente la mia struttura ha un limite fisico, non possiamo pensare di migliorare all'infinito sulla forza. E il secondo tipo di blocco è un blocco di tipo mentale, nel senso che a un certo punto, quando inizio a sentire il carico pesante, ecco, mi ritrovo ad avere un po' di titubanza, non so se effettivamente riesco a fare queste 5 ripetizioni perché sto lavorando
5 RM carichi mai utilizzati prima. Ecco, un periodo di forza da questo punto di vista è pazzesco, perché permette di iniziare a lavorare con carichi molto più pesanti e di aumentare la nostra confidenza con questi carichi. Quindi faccio un esempio pratico: io lavoravo con un 120 kg alla Smith Machine, e ogni volta che staccavo questi 120 kg, già nel momento in cui lo staccavo non ero abituato a sentirli così tanti, e quindi stallavo, non riuscivo neanche a fare una ripetizione. Doveva essere teoricamente il mio 5 RM. Ok, ho fatto un periodo, un mesociclo seguito da Reda, che ringrazio infinitamente, dedicato alla panca piana. Sono arrivato a spancare tranquillamente 180 kg, quindi nel momento in cui staccavo 130 kg li sentivo, avevo preso confidenza con il carico e da un punto di vista mentale mi sono sbloccato. Sono tornato a lavorare su questi 120 kg alla Smith Machine, che è un altro esercizio, una panca alla Smith Machine completamente diverso schema motorio, ma va bene. Nel momento in cui staccavo avevo più confidenza, ho sparato tranquillamente alla prima botta 5 ripetizioni. Non c'è stato un transfer di espressione di forza, quanto piuttosto un transfer neuromuscolare di gestione del carico, che sono cose totalmente differenti. Quindi inserire un protocollo di forza all'interno del nostro macrociclo è sicuramente una buona idea, va saputo contestualizzare e dosare, ma proprio per questo stiamo preparando un programma dedicato al power building, se vogliamo, per voi. Quindi detto questo, io vi invito a farci tutte le domande del caso su Direct, in questo modo per questa serie di video Rhino Academy molto simpatici. Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni all'Academy, trovate tutte le informazioni qua sotto nel box, e detto questo ci vediamo al prossimo video.